L'associazione è nata in tempi nei quali, quando si parlava di civiltà, ciò che veniva in mente era Huntington, non era il dialogo, era il conflitto tra le civiltà. Ora, noi, tanti di noi sono convinti che il conflitto tra le civiltà non è l'esito naturale della situazione del mondo odierno nella quale esse convivono con un livello di vicinanza e anzi di promiscuità che è particolarmente elevato. Al contrario, è ben possibile che tra le civiltà vi sia dialogo, vi possa essere comprensione reciproca. Se dovessi dire in modo serio e scherzoso insieme la missione della nostra associazione, la missione è quella di dimostrare che Babele non fu una maledizione di Dio, ma fu in qualche modo il dono che ci venne dato perché imparassimo a conoscerci, a diventare amici nonostante le nostre diversità. È una straordinaria scommessa questa, perché gli esseri umani tendono con facilità al conflitto e c'è chi può legare le proprie fortune politiche o militari o entrambe al conflitto. E quindi il dialogo è il frutto di una riscoperta, della riscoperta del fatto che le religioni in nome delle quali spesso ci si combatte non insegnano a combattere, ma insegnano casomai la pace sia con te, come dice ciascun musulmano che incontra un altro musulmano. Che è molto più bello e rende più ricca la vita avvalersi delle diversità per imparare qualcosa di più e che in ogni caso noi abbiamo la responsabilità a questo mondo di farlo funzionare e non di distruggerlo. Parole molto grosse, ma sotto queste parole ci sono atteggiamenti molto specifici. C'è una lettura dei testi religiosi che è una ricerca di ponti e non di punti di rottura e c'è una identificazione di quei valori comuni che rendono le diversità modi di interpretarli. Io non dimentico che termini come relativismo trovano la loro origine nella storia in quella ricerca che va a vedere in punti diversi del mondo i modi diversi in cui si cerca di esprimere le stesse cose. Un po' la nostra associazione vuole arrivare a questo. I discorsi di Obama, Istanbul, il Cairo hanno cambiato di molto il clima del mondo, hanno reso meno stravagante, tra virgolette, lo sforzo che noi avevamo cominciato in un clima diverso. Il presidente Obama, che pure è stato a Istanbul, non basta a far sì che vi sia ad episodi del genere una reazione nel tempo sufficiente a far accettare anche in un paese come quello il principio del pluralismo religioso. Credo perciò che la nostra associazione abbia ancora un compito.